il presidente di ISPRA del sistema La Porta, che ci ha ricordato anche quello che fu il mandato parlamentare assegnato al sistema all'atto dell'insediamento del presidente, ma subito dopo l'approvazione della legge, no? Quello di realizzare un sistema di controlli ambientali completo, di cui in un certo senso l'arma dei carabinieri, tanto più dopo il suo sviluppo ulteriore attraverso l'acquisizione delle competenze dei forestali, rappresentano insieme alle agenzie due volti, no? Complementari e importanti da proseguire, da far crescere assieme. Peraltro anche a livello locale e regionale molte delle nostre agenzie hanno con l'arma dei carabinieri con rapporti consolidati e anche organizzati e strutturati. Per esempio la regione da cui vengo io, noi abbiamo stipulato con l'arma una vera e propria convenzione in cui condividiamo diversi obiettivi di crescita anche coordinata delle organizzazioni. Adesso entriamo nel vivo della mattinata e delle presentazioni con l'intervento del generale De Laurentiis, che ci illustrerà il protocollo d'intesa tra il comando e l'istituto, che in realtà è un protocollo d'intesa in cui è stato previsto un comitato di coordinamento in cui siede il direttore di ISPRA, il dottor Bratti, in cui siede uno dei nostri colleghi, il direttore generale di ARPA Liguria, Carlo Pepe, che poi peraltro modererà la seconda parte della giornata. Quindi un altro esempio di come si coordina l'attività sul livello nazionale, sui livelli territoriali, anche attraverso accordi strutturati. Non lo trovo, ma non fa niente, magari. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie all'ISPRA per aver organizzato questa manifestazione. Un grazie al generale Ricciardi, che è sempre pronto a recepire queste situazioni, queste realtà, e soprattutto è sempre pronto ad attuare una serie di iniziative, ivi comprese le sottoscrizioni di queste collaborazioni istituzionali, che hanno secondo me dato un valore aggiunto a tutto quello che era l'attività che veniva posta in essere precedentemente. La collaborazione tra l'ISPRA e l'Arma dei Carabinieri penso che sia un fatto quasi naturale, come è stato ricordato prima dal dottor Marchesi. Già sul territorio questa collaborazione è proprio nei fatti, e nei fatti sia per quanto riguarda le strutture dell'ex Corpo Forestale dello Stato, ma sia per quanto riguarda le unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri che operavano nel settore dell'ambiente, nel settore della sanità. Per cui il protocollo d'intesa che è stato realizzato non ha fatto altro che mettere a sistema tutte le collaborazioni che erano già poste in essere, e soprattutto ha individuato una serie di sviluppi che sono molto importanti per garantire quello che è il fine ultimo, che poi è quello, come è stato ricordato dal Presidente La Porta, il servizio ai cittadini e il garantire la qualità dell'ambiente in cui viviamo. I capisaldi del protocollo d'intesa sono appunto lo scambio delle informazioni e la condivisione dei dati di carattere ambientale, le attività di formazione e di aggiornamento del personale, che è un aspetto molto importante, perché come sappiamo bene i controlli in campo ambientale, come è stato ricordato, sono dei controlli difficili e non simpatici, come ha detto il Presidente La Porta, ma trattandosi di controlli che hanno a che fare con degli aspetti non solo quantitativi ma anche qualitativi, occorre effettivamente avere una preparazione di fondo sia da parte degli operatori di polizia sia da parte della componente tecnica, appunto come il sistema delle agenzie, che è chiamato a collaborare in queste attività. Deve essere non solo molto approfondito, ma deve essere anche studiato in maniera complementare tra l'azione di polizia giudiziaria e l'azione della componente tecnica. Altri aspetti molto importanti sono le iniziative per l'educazione ambientale, per la sensibilizzazione, perché sappiamo bene di come anche le attività
a tutela dell'ambiente, la prevenzione, la repressione sono fondamentali e necessarie, ma se non si arriva a quella cultura di carattere ambientale, ringrazio anche di questo il generale Ricciardi perché lui fa sempre molto affidamento su questa componente, cioè fin quando non ci sarà una crescita effettiva della cultura dei cittadini sul rispetto dell'ambiente, la sola attività di prevenzione e di repressione non potranno garantire il miglioramento della situazione. Poi ecco, nel protocollo d'intesa vengono prese in considerazione tutte quelle sinergie proprio per quanto riguarda i controlli e le ispezioni, sia per la repressione che la repressione. Diciamo che come il protocollo quindi non fa altro che recepire tutta una serie di collaborazioni pregresse, sia come Corpo Forestale dello Stato, ma anche come NOE, come NAS, da fin quando è stata creata appunto sia l'AMPA, poi l'APAT, fino all'ISPRA, la collaborazione è stata sempre molto, molto spinta. Chiaramente queste attività vanno potenziate e sviluppate sempre nel rispetto dei settori di comune interesse. Io mi sono fatto una domanda, sia quando abbiamo fatto le riunioni col direttore generale Bratti, con i tavoli tecnici previsti appunto dalla convenzione, abbiamo notato una similarità sia, non solo sulle tematiche ma anche sulle strutture che operano sia da parte di ISPRA che da parte delle nostre componenti, veramente stupefacente, e ho cercato di capire dove potesse essere diciamo un punto di contatto. Il punto di contatto l'ho trovato proprio nella normativa, cioè l'ISPRA oltre a tutte le attività che svolge istituzionalmente ha il fine prioritario di svolgere le funzioni di supporto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il nuovo comando dell'Arma dei Carabinieri, il CUFA, ma come d'altronde anche il comando tutela ambiente preesistente, ma è specificato proprio nel decreto legislativo 177, oltre a tutte le funzioni, in particolare svolge le funzioni di supporto all'attività del Ministero dell'Ambiente, in tutte le funzioni del Ministero dell'Ambiente. Quindi diciamo anche il link dal punto di vista legislativo è proprio in questo rapporto stretto e fondamentale con il Ministero dell'Ambiente. Praticamente qui sono elencate praticamente le varie attività previste dal protocollo d'intesa, ma abbracciano le competenze del CUFA e le competenze dell'ISPRA a 360 gradi. Abbiamo provato a fare diciamo una prima selezione di questi interventi, di queste convenzioni operative da mettere in pratica attraverso le riunioni che sono attraverso il comitato di coordinamento che è previsto appunto dallo stesso protocollo d'intesa, e abbiamo visto che le materie di collaborazione sono effettivamente infinite. Solamente in un primo screening abbiamo individuato appunto nel monitoraggio della biodiversità, anche per quanto riguarda la rendicontazione della direttiva Habitat, perché l'Unione Europea ci chiede lo stato della biodiversità ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat, e anche in questo campo l'Italia non è proprio rispettosa degli adempimenti. Il nuovo regolamento sul controllo e la gestione delle specie esotiche, dove la collaborazione appunto esiste già, c'è anche un progetto LIFE in cui cercheremo di dare il nostro contributo, per non parlare del contrasto al fenomeno del bracconaggio, che è un'attività storica fin da quando, come Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e oggi ISPRA, la collaborazione è stata strettissima e fondamentale per ottenere dei risultati concreti in questo settore. Un altro aspetto importantissimo è la legge sugli ecoreati, la legge 68 del 2015, che oltre ad aver innovato ha previsto una serie di delitti in campo ambientale, quindi è stata molto positivo, però crea una serie di problematiche di attuazione sia per quanto riguarda l'identificazione del danno che effettivamente viene arrecato all'ambiente, sia soprattutto per le misure
prescrittive previste dalla legge che consentono, come dire, di derubricare il reato da penale ad amministrativo, ma anche lì ci vuole una forte componente della, diciamo, dell'organo tecnico che supporta l'organo di polizia giudiziaria per far sì che queste prescrizioni siano effettivamente non solo commisurate agli eventi, ma poi effettivamente rispettate. Per quanto riguarda poi il contrasto all'illegalità ambientale, diciamo, la collaborazione si esplica in tutte le componenti, dagli inquinamenti agli abusivismi ai fenomeni appunto di degrado e di dissesto. In particolare, anche per quanto riguarda gli incendi boschivi, diciamo, è emerso l'esigenza di monitorare gli incendi anche su certi aspetti particolari, in particolare dei punti di innesco che derivano dagli impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti. Un altro settore fondamentale di collaborazione con gli organi dell'ISPRA che si occupano di foreste, soprattutto anche di cambiamenti climatici, è l'attività di monitoraggio del patrimonio forestale che appunto il Comando delle Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari svolge su tutto il territorio nazionale attraverso l'inventario forestale che non è solo l'inventario forestale nazionale, ma anche l'inventario forestale nazionale è del carbonio, quindi è uno strumento fondamentale per valutare l'assorbimento di carbonio da parte delle foreste, sia per quanto riguarda la parte aerea, sia per quanto riguarda il legno morto, sia per quanto riguarda il sottosuolo. Quindi la collaborazione in questo settore è importantissima per far sì che poi ISPRA riesca anche a contribuire all'inventario proprio dei carbon sink, quindi della contabilità che il nostro paese deve rendicontare per quanto riguarda l'assorbimento di carbonio. Altro aspetto, sempre per quanto riguarda gli ecosistemi forestali, è l'attività sia di monitoraggio complessivo del patrimonio, ma anche dello stato di salute del settore forestale. E anche qui il CUFA si occupa del monitoraggio degli ecosistemi forestali con una rete permanente che chiaramente è a disposizione di ISPRA per tutte le attività collegate anche sia alla cartografia ma sia anche alla valutazione dello stato degli ecosistemi forestali. Per quanto riguarda la fauna selvatica abbiamo già accennato delle cose, un aspetto che è stato evidenziato nel corso delle prime attività che abbiamo posto in essere di individuare programmi specifici è quello per quanto riguarda le analisi biomolecolari, in cui è prevista che ci sarà una formazione, perché una formazione reciproca e congiunta, perché l'attività di campionamento è fondamentale per far sì che poi le indagini biomolecolari vadano a buon fine. Io mi fermo qui perché le cose da dire sarebbero tante, volevo rimarcare solamente due aspetti, cioè è fondamentale secondo noi l'aspetto della formazione, perché è una formazione specifica, è una formazione molto approfondita, una formazione in cui effettivamente noi come operatori dell'Arma dei Carabinieri all'interno del comando siamo degli operatori che sono una specialità dell'arma all'interno della quale esistono ulteriori specialità, quindi la formazione, l'aggiornamento del personale è un aspetto fondamentale per far sì che il servizio che venga reso sia effettivamente puntuale e decisivo per l'azione di contrasto. E quest'altro aspetto dell'informazione, della comunicazione, della divulgazione è un altro tassello fondamentale. Anche ISPRA su questo investe risorse, investe attività, per cui io credo che in questi due settori, che potrebbero sembrare marginali ma che non lo sono, oltre a tutto il resto, bisognerebbe puntare ancora di più per far sì che il valore aggiunto di questo protocollo d'intesa sia ancora maggiore, appunto, a vantaggio dell'attività istituzionale e soprattutto a vantaggio della collettività. Grazie. Grazie.